Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei iniziare questo intervento mandando un grande saluto al Primo Ministro Boris Johnson, che in Gran Bretagna, con un programma molto semplice, per niente affatto complicato, poche tasse, sostegno alla famiglia, controllo dell'immigrazione e della criminalità, ha sbaragliato qualsiasi altra forma di concorrenza politica. Quando anche da noi in Italia finalmente ci sarà concesso andare al voto, assisteremo a una cosa del tutto simile. Questa è una finanziaria, signor Presidente e signori colleghi, di piccolo cabotaggio. Volevo parlare di come ha affrontato il tema della giustizia, ma dopo le dichiarazioni del Ministro Bonafede a Porta a Porta due giorni fa, nelle quali è emerso con solare chiarezza che non distingue tra il dolo e la colpa, mi sono talmente cadute le braccia che questo tema credo sia il caso sia affrontato in un altro momento. Mi limiterò pertanto a parlare di come questa finanziaria si è occupata di quello che è il nostro vero capitale, e cioè le nostre famiglie, i nostri figli, il nostro futuro. Avevamo presentato a questa finanziaria numerosi emendamenti con la volontà e lo scopo di aiutare la maggioranza a fare un buon lavoro, perché se la finanziaria è fatta bene, tutto ciò giova all'intero Paese. Avevamo proposto fondi per anticipare il pensionamento alle mamme di famiglie numerose. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto l'aumento degli oneri deducibili per i figli a carico. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto la riduzione dell'IVA sui prodotti della prima infanzia. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto un fondo per sostenere le giovani famiglie, quei giovani eroi che ancora hanno il coraggio di sposarsi e di mettere al mondo figli in una società che è ferocemente contraria alla vita e alla famiglia. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto un fondo per la prima casa, per sostenere le giovani coppie nell'acquisto del loro nido. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto un fondo per la natalità. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto un assegno per la maternità e la paternità, un aumento dei congedi genitoriali, ci è stato detto di no. Ausili per evitare che i figli siano tolti dalle famiglie per ragioni economiche, perché non si ripetano più cose come quelle che sono successe a Bibbiano, ci è stato detto di no. E per maggiore sicurezza ci avete detto di no anche all'installazione di telecamere nel momento in cui vengono ascoltati i minori, perché così almeno possiamo continuare a lasciare che il sistema resti inalterato. Avevamo chiesto un ausilio per quei genitori che sono costretti a lasciare la casa familiare a seguito del divorzio o della separazione. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto il patrocinio dello Stato per coloro che sono soggetti a sottrazione internazionale di minori. Ci è stato detto di no. Avevamo chiesto soldi, aiuto, sostegno per finanziare una legge dello Stato, la legge 194 del 78, che nella prima parte prevede a chiare lettere che le mamme che non riescono a portare avanti la gravidanza per ragioni economiche debbano essere sostenute, perché la vita conta sempre. Ci è stato detto di no anche su questo. La verità vera è che oggi nel 2019 in Italia ci sono mamme che rinunciano a fare nascere il loro bambino per ragioni economiche, e questa è una barbarie della quale siete diventati complici. Manca in questa finanziaria una prospettiva, quale che sia, di futuro, di fiducia. Le spese per i nostri figli non possono essere considerate spese, debbono essere considerate investimenti. Dobbiamo portare finalmente il Paese a una rivoluzione copernicana dal punto di vista fiscale, e cioè la famiglia deve essere messa al primo posto, e non possiamo tassare alla morte i coloro che lavorano nella famiglia, il padre e la madre, e poi graziosamente restituire pochi euro con la forma del contributo con il cappello in mano. Questa non è una forma di fisco a misura di famiglia. Il vero fisco a misura di famiglia è quello che preveda una flat tax per le famiglie, in modo che i soldi restino nelle tasche della mamma e del papà, che poi li possono spendere per i loro figli. Questo è quello che avevamo chiesto. Lasciamo ai padri e alle madri i soldi per poter provvedere ai loro bambini. Avete detto che facevate il governo e che facevate la finanziaria, grazie Presidente, ancora un minuto, per impedire l'aumento dell'IVA. Avete mentito.
Perché da una parte avete fermato l'aumento dell'IVA, dall'altra quello stesso denaro lo prelevate dalle stesse tasche con la tassa sulla plastica e con la tassa sullo zucchero, che sono imposte indirette che gravano sempre e solo sulle tasche della povera gente. Perché questo è il vostro modo di fare, con una mano dite di dare e con l'altra andate a togliere. E i pochi spiccioli che date alla famiglia sono solo foglie di fico, che coprono le vergogne di una legge che ancora una volta va a colpire le solite tasche. Ma ciò che non vi posso perdonare, con la mia coscienza, prima che di senatore e di professionista e di padre, è che voi, nelle pieghe di questa finanziaria, abbiate nascosto un provvedimento che liberalizza la droga. I nostri ragazzi meritano lavoro, meritano scuola, meritano fiducia, meritano sostegno, non meritano di finire chiusi in un cesso a fumare droga. Vergognatevi! Vergognatevi! Concluda il senatore Pillon. Grazie Presidente, cambieremo presto tutto questo, restituendo, come abbiamo fatto in Umbria, in Friuli, in Sardegna, in Abruzzo, in Basilicata, in Trentino, il governo a chi sappia e voglia investire sul più grande capitale che abbiamo, i nostri figli. Che Dio benedica l'Italia!